Eccoci qua ragazzi, belli siete, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Naish nella casa del pane e balun. Allora è ufficiale, con oggi ufficiale è finita l'estate. No, adesso a parte gli scherzi, insomma, però oggi ha fatto un'acqua a dir poco imbarazzante qua, bisognava uscire con la canoa di casa stamattina, è stato incredibile quello che è successo oggi. Detto questo, va bene, perché insomma vuol dire che iniziamo a entrare nel vivo del campionato. Insomma, poi quando inizia queste temperature vuol dire che ricominciano le scuole, ricomincia un po' la normalità e si sta freschi soprattutto. Perciò per il momento va bene così, ve l'avevo promesso ragazzi, me l'avete chiesto in tante, ve l'avevo promesso, sono qua oggi per fare il mio pagellone sul calcio mercato estivo 24-25. Non sarà proprio un pagellone, diciamocela tutta, non è proprio un pagellone, perché sapete che io non mi va di dare voti così, soprattutto nel calciomercato, perché poi adesso li dai soltanto in base ai nomi, no? Sostanzialmente secondo me bisognerebbe dargli un po' di tempo ai nuovi giocatori per dimostrare quello che devono fare e poi eventualmente dare i voti. Però detto questo, dirò la mia. Ho suddiviso la situazione in tre parti: chi secondo me ha deluso un po' di più in base alle cessioni e agli acquisti, chi non si è rafforzato ma chi secondo me ha perso qualcosina, chi più o meno è rimasto nella terra di mezzo, nel senso che tra cessioni e acquisti insomma è riuscito più o meno a rimanere allo stesso livello, e chi sempre secondo me si è rafforzato e può competere, può ambire, poi vedremo a che cosa e quanto. Però insomma, ecco, l'ho voluta suddividere così, non dico voti, cioè dico solo la mia e basta, ci facciamo sostanzialmente una chiacchiera di 10 minuti. Perciò prima di cominciare, come al solito ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale, iscrizione, attivazione della campanella per non perdervi mai nessun mio contenuto, mettete un bel like al video soprattutto per sostenerlo e ditemi la vostra nei commenti, fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate di questa squadra piuttosto di quell'altra, di questo acquisto piuttosto di quell'acquisto, e niente, partiamo, dai, che ci attende un video abbastanza lungo. No dai, allora ragazzi, voglio partire subito da chi mi ha un pochettino deluso in base alle cessioni. Poi non la faccio di tutte le squadre, di tutte le 20 squadre della Serie A, di chi mi ha colpito un po' di più, ecco, sinceramente non conoscendo poi tutte le dinamiche, chi mi ha colpito un po' di più. E parto dal Genoa, ragazzi. Secondo me il Genoa ha deluso un po', secondo me, il calciomercato, perché ha perso tanto. Cioè, ricordiamo che il Genoa l'anno scorso era una neopromossa, dove insomma si faticava a pensare potesse fare grandi cose, invece poi dopo ci ha smentito e ha fatto un grande campionato, molto merito è di Gilardino, che insomma ha dato una bella impronta. Però ha perso tanto ragazzi, ha perso veramente tanto, perché se tu a quel Genoa perdi Gudmundsson, perdi Retteghi, nomi importanti, perdi Martinez, cioè insomma nomi abbastanza importanti, e non li rimpiazzi con dei giocatori altrettanto perché insomma adesso Gollini, per l'amor di Dio, è un portiere con tanta esperienza, però secondo me è già sul viale del tramonto da un bel po'. Pinamonti, per l'amor di Dio, anche lui è stato nel giro della nazionale, però Retteghi mi sembra un qualcosa di più, boh. Io sinceramente non mi ha fatto impazzire il calciomercato del Genoa, cioè al netto delle cessioni, secondo me, perché poi dopo è vero che lui è un allenatore che è molto bravo, che fa giocare bene la squadra, però poi dopo lo ha anche dimostrato in queste partite, però poi gli interpreti fanno la differenza, perché se tu hai delle buone idee e hai Gullit, Van Basten e Rijkaard, sicuramente fai meglio anziché avere delle buone idee e avere altri tre giocatori. Non voglio sminuire nessuno, non faccio nomi, perciò sicuramente secondo me ha fatto qualcosina in meno, poi vedremo, saranno lì pronti a smentirci. L'altra squadra che secondo me non ha
non ha fatto un granché bene è la Lazio, perché la Lazio ha perso dei giocatori di livello, è vero, tanti magari sul viale del tramonto, però cioè, insomma, al di là di Immobile, che effettivamente negli ultimi anni non è più stato l'Immobile, però sai, uno ti abitua a fare veramente tanto, che poi dopo sembra quasi che quel minimo che fa è proprio poco, poco, poco. Però Immobile, insomma, è una grande perdita. Però al netto di quello, Felipe Anderson, Luis Alberto, insomma, il cuore della Lazio, no? Lo zoccolo duro della Lazio. Casale, Cataldi, Cancellieri, insomma, ne ha persi una marea. Camada, che è stato dato via subito. Cioè, la Lazio ha perso veramente tanto. Insomma, al netto di qualche scambio con gli amici della Salernitana, visto che il proprietario è sempre quello, e oltretutto è una squadra di Serie B, insomma, non mi sembra abbia fatto un calciomercato. Insomma, sì, Castrovilli, che una volta sembrava, e poi dopo l'infortunio è stato quello che è stato. Dia, per l'amor di Dio, cioè, ci sta. Però, insomma, poi parla un milanista che stava quasi perdendo con la Lazio, ma al netto di quello, secondo me, rapporto cessioni-acquisti non è riuscita ad alzare il livello, ma neanche a rimanere a pari. Secondo me è qualcosina meno di quello che era l'anno scorso. La Lazio, così come il Genoa, ma così anche come il Bologna, adesso anche qua il Bologna. Ragazzi, il Bologna l'anno scorso ha fatto una stagione pazzesca. Tu perdi l'allenatore e per l'amor di Dio, però hai preso comunque Vincenzo Italiano, che non è un allenatore alle prime armi, è uno che ha esperienza, insomma, nella Fiorentina, ha fatto, cioè, la sua esperienza ce l'ha, e comunque non ha il calcio di Thiago Motta, ma ci somiglia molto, perché anche lui è un allenatore che fa giocare bene, molto bene le squadre. Però, ragazzi, poi al netto dell'allenatore tu hai perso Zirze, Zirzi, non so come si pronuncia, perché tanti si incantano. Zirze, scusate se è poco. Hai perso Calafiori. Hai perso. Chi altro hai perso? Christensen. Cioè, insomma, hai perso dei giocatori. Non hai confermato Salemaker, che l'hai ridato al Milan, che comunque aveva fatto molto bene. E insomma, hai perso dei giocatori che l'anno scorso veramente hanno fatto la differenza per far arrivare il Bologna in Champions League, e non li hai rimpiazzati con un giocatore altrettanto. Cioè, lì hai preso soldi, eh? Cioè, insomma, al netto di Salemaker, che non l'hai era in prestito, ma di tutti gli altri hai preso soldi, e tu non l'hai rinforzato, secondo me. Poi, per l'amor di Dio, il Bologna non ha l'aspettativa di arrivare tutti gli anni in Champions League, è già quello fatto l'anno scorso, è tanta roba. Però, insomma, sicuramente non ti sei rafforzato, e sicuramente non sei neanche più la squadra dell'anno scorso. Io lo metto per i non dico lo metto per iscritto, però insomma, sono sicuro di questo, perché siccome cioè, perché l'anno scorso Bologna veramente giocava un calcio incredibile, aveva degli interpreti pazzeschi. Oggi sì, ha fatto vedere nelle partite che ha fatto, non ha fatto male, però a pochi punti. Ora non mi sto facendo neanche condizionare dei punti in classifica, però non ha portato a casa più di tanto, proprio perché mancano quei giocatori che l'anno scorso facevano la differenza. Secondo me, un po' lo stesso discorso del Genoa, ecco, quelle squadre lì, se gli levi quei giocatori lì, e dopo che hanno fatto una stagione pazzesca, tu poi dopo rischi di fare molto, 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 molto male. L'altra squadra che non mi ha convinto tantissimo è il Monza. Ragazzi, il Monza è vero, è il terzo anno che è in Serie A, non ci dice che cosa pretendi, insomma. Però insomma, quando poi tu guardi il nome della proprietà, il dirigente che c'è, ti aspetti sempre qualcosina in più. E sinceramente, boh, quest'anno non mi convince, al netto dell'allenatore, che simpatizzo molto, essendo milanista lo adoro, Alessandro Nesta, poi comunque sa lavorare, ha fatto bene anche in Serie B, ed è stato giusto dargli una possibilità. Ma al netto di questo, se tu dai una possibilità ad Alessandro Nesta
e lo presenti in pompa magna perché è Alessandro Nesta, perché già lo conosci, perché è stato un vincente al Milan, perché è tutto quello che vuoi, però poi alla fine in campo non ci va Alessandro Nesta. Se non gli fai la squadra è difficile, poi sarà difficile per Alessandro Nesta poter far bene, perché di perdite ne ha avute tante e importanti, e dal portiere di Gregorio a Colpani insomma, a Valentin Carboni, che l'anno scorso era un titolare inamovibile, insomma, ne ha persi. Insomma, non vedo un granché, per l'amor di Dio, no? Al netto di però non vedo grandi nomi da parte del Monza. Non ha rimpiazzato, poi c'è Sensi, sì, vabbè, però boh, vedo difficile la stagione del Monza, devo essere sincero, non vedo un Monza che si è confermato a livello di acquisti. Poi spero mi smentiscano, perché mi spiace molto, la simpatizzo molto e spero sempre che, insomma, quella dirigenza, quei nomi lì facciano sempre bene, perché sono il cuore di tutti i milanisti. Detto questo, non mi ha fatto impazzire. Passiamo a chi secondo me è rimasto un pochettino quello, in base alle cessioni. Insomma, secondo me la Fiorentina. La Fiorentina è quella lì, al netto delle perdite, insomma, Nico Gonzalez, però insomma, ha preso Gudmundsson, perciò non è che non ha fatto nulla, no? Insomma, Gudmundsson è tanta roba, Gudmundsson lo volevano in tanti, e invece se l'è preso la Fiorentina. Chi altro? Insomma, un attacco secondo me è rimasto tale, nel senso che faceva fatica a fare gol, ha dato via Belotti che era in prestito e tutto, ha preso Ken che deve rilanciarsi. Ha iniziato bene, perché comunque, se non sbaglio, ha già fatto 2 gol. Però più o meno, secondo me, io la vedo più o meno allo stesso livello tra chi è andato via e chi è arrivato, la vedo più o meno lì. E spero possa fare decisamente meglio, perché comunque l'anno scorso la Fiorentina è arrivata per la seconda volta consecutiva in finale di Conference League, spero possa fare un pochettino meglio, e basta poco, perché se arrivi sempre fino in fondo, prima o poi la vinci e già hai fatto meglio dell'anno scorso. Però insomma, la vedo più o meno a quel livello lì la Fiorentina, così come vedo più o meno a quel livello lì anche l'Atalanta, che è stata l'anno scorso a dir poco mostruosa, perché ha fatto veramente un qualcosa di clamoroso vincendo l'Europa League. Però insomma, più o meno l'Atalanta è quella roba lì. Secondo me si è rafforzata prendendo Bellanova. Per quanto riguarda è vero che Samardžić non è Koopmeiners, però secondo me lo rimpiazza molto bene. Samardžić era nel giro di Inter, di Milan, di Juve, di Napoli, lo volevano in tanti, perciò quando queste società poi ti mettono gli occhi addosso vuol dire che un qualcosa ce l'hai. Koopmeiners, per l'amor di Dio, l'anno scorso ha fatto una stagione pazzesca ed è stato l'acquisto dell'estate sostanzialmente, anche se poi è arrivato alla fine. Però si è confermata all'Atalanta. Poi c'è sempre l'incognito acquisto dall'Atalanta, perché quando poi prendi giocatori dall'Atalanta non si sa perché, ma non rendono più come rendono in quella squadra lì. Perciò insomma, bisogna vedere. Al netto di quello, Samardžić può sostituire bene Koopmeiners. Retegui è stato preso al volo per l'infortunio di Scamacca. Secondo me sì, Zaniolo un giocatore da rilanciare, vedremo come, insomma, per il momento è una causa persa, hanno detto. Poi c'è comunque Rui Patricio. Secondo me l'Atalanta più o meno è rimasta quella, tra cessione e acquisti non ha né perso ma neanche guadagnato tantissimo. Secondo me più o meno lì, se riesce poi a educare bene alle sue idee Samardžić, se Gasperini ci riesce, insomma, poi quel gap lì con Koopmeiners, che forse è lì che forse ha perso qualcosa, però negli altri più o meno è là. Arriviamo, ragazzi, alle squadre che secondo me si sono rafforzate tanto, che secondo me si sono rafforzate bene. Una di queste è la Roma,
La Roma, anche se poi uno dice, ma sul finale, perché negli ultimi giorni la Roma veramente ha dato il meglio di sé, perché insomma, prendere giocatori come Hermoso, Hummels, Salemaker in prestito, Koné, insomma, gli ultimi giorni di calciomercato e anche dopo che è finito con i parametri zero, con gli svincolati, ha fatto veramente bene la Roma e secondo me si è rafforzata perché secondo me ha dato equilibrio. È vero che ha perso Lukaku, però sostanzialmente ha messo lì davanti lì un attaccante che, come si dice, Dobrik, che comunque a livello di stazza, a livello, assomiglia molto a Lukaku, non nel modo di giocare, in quello che può dare. È rimasto Dybala, hanno aggiunto Solé. Insomma, lo Zoccolo, Pellegrini, il capitano c'è, Mancini c'è, hanno aggiunto un Salemaker che può dare una mano a livello di quantità e anche di qualità perché c'ha dei buoni piedi e poi hanno messo due difensori centrali di tutto rispetto. Perciò secondo me, senza considerare Koné dal Borussia Mönchengladbach perché veramente ha fatto lì è proprio un acquisto proprio mirato e quello lì è tanta roba, anche perché c'era sul Milan veramente, ma al di là di quello veramente mi piace molto. La Roma secondo me si è rafforzata, spero possa fare meglio del sesto posto che ha fatto oramai negli ultimi 3-4 anni, però secondo me si è rafforzata a confronto all'anno scorso, ha dato più equilibrio alla squadra. L'anno scorso era molto bella a tratti da vedere, però spesso subiva troppo. Passiamo alla... A chi passiamo? Dai, passiamo alla Juventus. La Juventus, la regina del mercato, la Juventus ha speso una quantità enorme di denaro e beh, insomma, non si può dire che non si sia rafforzata, no? Si è liberata di zavorre tipo Alexandro, Rabiot, insomma, Kane, veramente Rugani, gente che faceva veramente fatica e li ha sostituiti. Poi bisogna vedere come riusciranno, però insomma, ha cambiato l'allenatore. Evidentemente, se cambi l'allenatore, devi anche e prendi quell'allenatore che è totalmente diverso da quello che avevi l'anno scorso, devi anche cambiare sostanzialmente un po' la squadra. E ragazzi, Douglas Luiz, Thuram, Di Gregorio in porta, Cabal, Nico Gonzalez, Conceição, Koopmeiners. Ragazzi, il calciomercato della Juventus, non do voti perché non voglio darli, non l'ho data a nessuno, però è un calciomercato importante. È stato un calciomercato importante, perciò adesso sicuramente deve fare meglio dell'anno scorso. Poi, ragazzi, l'anno scorso la Juventus è arrivata terza, no? Perciò far meglio vuol dire o vincere in campionato o comunque arrivare secondo, che non è che cambia molto perché poi l'anno scorso è arrivata terza a un punto o due dalla seconda, perciò più o meno era lì. Però ha fatto tanto, cioè non deve fare meglio, deve comunque convincere perché il terzo posto dell'anno scorso è stato un terzo posto perché secondo me è stato lasciato da altri, mentre quest'anno deve convincere al netto delle vittorie. Perciò la Juventus ha fatto un calciomercato proprio dove si è rafforzata veramente tanto, secondo me. Passiamo anche al Napoli, e anche il Napoli è la squadra che secondo me si è rafforzata perché innanzitutto ha cambiato l'allenatore, ha cambiato mentalità. È vero, ha avuto un inizio un po' così e così, però ripeto, non mi faccio influenzare dall'inizio o dai punti in campionato. Non ha straconvinto in maniera netta a livello di gioco, però di cazzimma sì, e al netto di quello comunque ha preso dei giocatori veramente importanti. Uno su tutti è Lukaku, che in avanti sappiamo che cosa significa, però non dimentichiamoci di Neres, che è veramente tanta roba e ha fatto vedere cosa è capace di fare in quel poco che ha giocato. Ha fatto veramente vedere cosa è capace di fare, senza considerare McTominay, Gilmour, insomma Spinazzola che può dare una mano, Buongiorno in difesa. Ragazzi, ha fatto un Folo Rouge, ha fatto veramente veramente un calciomercato di rafforzamento veramente molto importante, anche quello del Napoli. Non so se a livello della Juventus,
Però è molto importante. Forse ecco, la differenza la fanno le cifre, no? Nel senso che la Juventus forse ha speso molto di più a livello di cartellini, il Napoli qualcosina meno. Però i giocatori sono importanti, i giocatori del Napoli sono importanti anche loro. E il Napoli può veramente, veramente dire la sua, a livello di stagione quest'anno. Sicuramente. Non si può dire che non sia rafforzata e che non farà meglio dell'anno scorso, perché fare peggio è difficile del decimo posto. Però vedremo. Io vedo una stagione importante per il Napoli. Passiamo al mio Milan, ragazzi. Anch'io, al netto di tutte le critiche che noi milanisti stiamo facendo, abbiamo fatto e continueremo a fare, ma questo è una cosa diversa dal calciomercato, cioè. Perché a noi non ci piace la dirigenza, non ci piace la gestione, non ci piace la proprietà, allora siamo molto critici. Però se poi dopo guardi bene, non è che il Milan non ha fatto un buon calciomercato. Secondo me lo ha fatto e secondo me si è rafforzata. Poi bisogna mettere insieme, bisogna fargli girare bene i giri del motore, e quello deve essere Fonseca, che secondo me è lì che non. Che il Milan ha sbagliato qualcosa, però deve essere Fonseca a fare girare. Il calciomercato è stato fatto bene, perché il Milan parte da una buona base, cioè l'anno scorso arriva secondo in campionato e una squadra che a livello d'attacco ha fatto tanti gol, 99 l'anno scorso, perciò il problema era in difesa, che ne ha subiti una marea e dovevi migliorare lì. A livello difensivo tu hai perso Kjaer, insomma l'hai sostituito con Pavlovic, che è tanta roba. Secondo me ci mancano dei terzini, non sei riuscito a fare bene, non sei riuscito a fare il sostituto di Theo Hernandez, però insomma hai comunque Theo Hernandez. Sulla destra secondo me sarebbe stato meglio tenersi Kalulu, però al di là di quello, cioè voglio dire, chi hai dato via e li hai sostituiti con quelli che hai comprato, hai fatto comunque un upgrade, secondo me. Al netto, forse l'unico errore è Emerson Royal, ma continuo a dirlo, poi spero che mi smentiscano. Però insomma, hai perso Giroud e l'hai sostituito con Morata, che è quello. Non hai perso Jovic, però sostanzialmente l'hai sostituito con Abraham, perciò Jovic poi non l'hai ceduto, però se tu l'anno scorso avevi Giroud e Jovic, quest'anno hai Morata e Abraham, secondo me è un upgrade. Leao è rimasto e c'hai comunque Okafor. Dall'altra parte c'è Pulisic. A centrocampo hai aggiunto Fofana. Io avrei messo qualcosina in più, però insomma, quello che voglio dire io avrei fatto qualcosa in più. Però quello che è stato fatto bene. Secondo me gli acquisti sono dei buoni acquisti. Solo uno non mi convince, che è Emerson Royal. Però tutti gli altri, cioè ragazzi, da Abraham a Fofana, Morata, Pavlovic, secondo me sono degli acquisti veramente, veramente importanti. E il Milan, secondo me, si è rafforzato. Deve soltanto prendere i giri giusti. Ecco, spero che li riesca a prendere, perché poi. Secondo me l'inizio un po' così shock del Milan è dovuto anche alla situazione societaria, alla gestione secondo me fatta non bene, a dei malumori dei giocatori, ecco. Ma a livello di campo, a livello di giocatori, secondo me il Milan ha fatto un buon calciomercato. Passiamo anche all'ultima squadra, insomma la lascio per ultima perché secondo me è la più forte. È quella che si confermerà quest'anno, secondo me, ed è quella che con poco è riuscita a fare, non dico il miglior calciomercato, ma è riuscita a rafforzare e a rafforzare una squadra che era già forte di sua. Ragazzi, perché l'Inter si è liberata di giocatori veramente che non avevano senso, tipo Sanchez, tipo Cuadrado, tipo Sensi ed ha aggiunto poco, ma ha aggiunto bene. Insomma, ha aggiunto Zielinski e Taremi a parametro zero. Scusate, non ha venduto nessuno dei big e ha aggiunto Zielinski e Taremi. Ha aggiunto Martinez, portiere molto emergente, nonostante abbia ancora in rosa
il suo portiere Sommer, perciò può crescere e sicuramente lo vedremo spesso in, in qualche gara da titolare. Aggiunto Palacios, che è un, anche quello un ottimo giovane che insomma può dare veramente il suo contributo. Io dico che l'Inter rientra nei, nelle squadre che si è rafforzata, anche se poi non è stato un calciomercato esagerato, però esagerato perché non lo è stato, perché c'aveva poco da cambiare, sostanzialmente si è tenuto i suoi e ne ha aggiunti 3-4 che farebbero i titolari ovunque, e qua e lì vanno in panchina. Di che cosa stiamo parlando? Cioè, se tu sei già forte, non vendi i tuoi, e come riserve ti prendi giocatori che farebbero i titolari ovunque, perché oggi Zielinski e Taremi nel Milan giocherebbero titolari nel Milan giocherebbero titolari, il portiere del Genoa, insomma, se non è titolare quest'anno lo sarà l'anno prossimo. Vedrete che questo è stato preso per metterlo pian piano, Sommer, con la sua esperienza, insomma non puoi mettere subito un ragazzo giovane così, però è un portiere che potrebbe giocare nella maggior parte delle squadre italiane da titolare. E Palacios idem, perché è un giovane che magari non nelle big della Serie A, però nelle squadre subito dopo dalle big in giù potrebbe giocare da titolare, perciò e fanno le riserve all'Inter, perciò si è migliorata, perciò ha migliorato il suo la sua rosa, si è rafforzata perché si è tenuto tutti i suoi più forti, ha dato via quelli che non contavano niente e ne ha messi altri che farebbero titolare ovunque, perciò da quel punto di vista rientra nelle squadre che si è rafforzata. Ecco, io la vedo un po', lo vedo un po' così il calciomercato estivo, senza dare voti, senza dare niente. Chi mi ha deluso un pochettino di più in base a quello che hanno fatto l'anno scorso e quello che potranno fare quest'anno sono Genoa, Lazio, Bologna e Monza. Chi secondo me sono rimaste lì sono Atalanta e Fiorentina, e chi si sono rafforzate sono quelle lì in alto: Inter, Milan, Roma, Juventus e Napoli, che confronto alla rosa che avevano l'anno scorso si sono rafforzate. Questo è il mio parere, ragazzi. Vi abbraccio di cuore a tutti quanti, ci vediamo più tardi. Volevo fare un video riguardante i 30 giocatori che sono stati non convocati, che sono stati la lista dei 30 per il pallone d'oro. Voglio fare un video a riguardo, perciò ci vediamo più tardi. Mi raccomando, un bel like al video, un buon proseguimento di giornata, come dico sempre io, belli siete.